349 005 3965. Parliamo di IMSS e parliamo di Pornhub. Pornhub devo dire che sta andando alla grande ultimamente, perché ha fatto due o tre cose insomma in questo periodo di cui la gente si ricorderà. Intanto ha dato, poi solo per una settimana, lo dico perché ci ho provato, la possibilità di guardare tutte le cose premium porno, ovviamente, gratuitamente per le zone come l'Italia, come Wuhan, tutte le zone colpite in maniera massiccia dal coronavirus. Purtroppo, alla domanda ma cosa c'è nelle cose premium rispetto alle cose normali che si guardano gratis, non lo so, perché praticamente io pensavo fosse gratis sempre, no? Allora, quando ho detto la notizia, ho detto, sa, dai, ma sì, dai, c'è un cazzo da fare, andiamo a iscriverci e prendere questo periodo gratis di Pornhub Premium. L'ho fatto, ci ho dato la mia mail e tutto, poi non sono andato. Passano due o tre settimane, ho detto, cazzo, in radio dovrò dire cosa c'è. No, volevo guardare le donnette nude, devo dire la verità. Comunque, sono andato, niente, devo pagare, perché davano solo una settimana gratis da quando ti iscrivevi. Vabbè, comunque, Pornhub cosa ti fa adesso? Allora, avete presente tutto quello che è successo ieri? Il collasso del sito IMSS, che voglio dire, già era molto precario. Dicono, sì, ma abbiamo ricevuto tipo 100 richieste al minuto. Pornhub ha tipo 4 milioni di persone ogni minuto che vanno sopra a vedere i filmati e non si pianta mai. Allora Pornhub ha scritto su Twitter: cara IMSS, vorremmo offrirvi aiuto per potenziare il vostro sito grazie ai nostri server. Contattateci. Cioè, c'è Pornhub che tende la mano all'IMSS per non fare crollare il sito, che poi quelli dell'IMSS hanno detto attacco hacker. Ma che attacco hacker? Ma dai! Almeno non pigliamoci per il culo. Cioè, boh, dai, stai zitto. Hai fatto la tua figurina di merda e basta. Non mi ricordo niente di cosa è successo ieri notte. L'unica cosa che mi ricordo. Ma ora vai con la musica che fa